cosa si può fare per far fare all'ecosistema delle start-up italiane il salto di qualità che finora non ha fatto? Due cose: un cambio normativo, facilitare l'entrata e l'uscita nel mercato del lavoro, che attualmente è quello che fa in modo che buona parte delle start-up italiane vogliano spostarsi all'estero, perché non possono permettersi semplicemente il livello di pressione fiscale che riescono ad avere qua in Italia, rimangono solo i pazzi e i folli, come me tra l'altro, quindi... E l'altra parte è puntare su una cosa che come italiani abbiamo nel DNA, cioè la qualità eccellente in tutto quello che facciamo, che è un qualcosa che comunque ci richiedono in buona parte del mondo e per cui siamo apprezzati. Facciamo non solo un ottimo lavoro spesso, ma facciamo quei 10 metri, quel 20 metri, quel 50 metri in più che portano un lavoro molto buono a essere spesso eccellente.